Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto. Era questo lo slogan che ha reso famosa la Kodak, l'azienda che è passata dall'essere leader mondiale nel settore della fotografia al totale fallimento. Ma quali sono le dinamiche dietro questo cambiamento? E com'è possibile che un colosso sparisca dal mercato? Oggi parleremo della storia della Kodak, la realtà imprenditoriale più famosa al mondo nella produzione delle apparecchiature fotografiche, che nel 2020 ha deciso di cambiare veste e diventare un'azienda produttrice di principi attivi farmaceutici. Era il 1888 e George Eastman, fondatore della Kodak, promuoveva la prima macchina fotografica destinata a un pubblico di non professionisti. Da quel momento l'impresa si pone l'obiettivo di rendere la fotografia semplice e accessibile a tutti. George Eastman era un imprenditore con la passione per la fotografia e con la sua invenzione diventa il principale produttore di pellicole e fotocamere sul mercato americano. È un periodo fiorente e la Kodak si trova ad essere in prima linea nel settore della fotografia analogica. Nel 1963 il proprietario della Kodak inventa la pellicola 126 Instamatic. Si tratta di una pellicola autosviluppante che poteva essere inserita sul retro della macchina fotografica senza troppa fatica, al posto del classico rullino. In seguito a questa invenzione inizia una battaglia legale con la Polaroid, ovvero la maggiore produttrice di fotocamere istantanee e detentrice di brevetti. Questa viene definitivamente persa alla fine degli anni 80. Fino agli anni 90 la Kodak è la prima azienda al mondo produttrice di macchine fotografiche, pellicole e tutto ciò che riguardava questo settore. Ogni famiglia dispone di una fotocamera analogica Kodak e le foto vengono sviluppate mediante il rullino, oggi simbolo inconfondibile di quell'epoca. Poco prima degli anni 2000 l'impresa inizia a cambiare proprietà in modo repentino, passando per numerose aziende. Inoltre viene modificato il nome, acquisendo quello del nuovo assetto proprietario. Con l'arrivo del nuovo millennio il mercato subisce un profondo cambiamento con la nascita della fotografia digitale. I rullini vengono sostituiti dalle macchine fotografiche digitali che permettono di scaricare le foto direttamente sul proprio computer. Questo causa una profonda crepa all'interno della Kodak, che non riesce a stare al passo con i tempi. Ciò è dovuto anche alla nascita di nuovi colossi nel settore della fotografia, come Nikon, Canon, Fujifilm, ma soprattutto Sony. La Kodak resta ancorata ai vecchi sistemi analogici, nonostante sia stata la prima a sviluppare un prototipo di macchina fotografica digitale. Infatti, nel 1973 un ingegnere della Kodak, Steven Sasson, dà vita a questo apparecchio, ma l'azienda ne vieta la produzione. Una situazione analoga si verifica qualche anno dopo, quando sempre Sasson realizza la prima reflex da 1.2 megapixel e il sistema di archiviazione su memory card. Anche in questo caso, per paura di intaccare il settore delle pellicole, il prodotto non viene realizzato, lasciando il prototipo all'interno delle mura aziendali. Si tratta di due occasioni che la Kodak rimpiangerà qualche tempo più avanti. Infatti l'azienda non è stata capace di attenersi al cambiamento del mercato e dell'innovazione tecnologica. Nel 2011, in seguito all'esaurimento delle liquidità in suo possesso, l'impresa viene considerata a rischio fallimento. Questa prospettiva si realizza poi nel 2012, quando la Kodak cessa in modo definitivo la produzione di apparecchi fotografici ed entra in amministrazione controllata. L'impresa passa da 145.000 dipendenti a 8.000 e da 19 miliardi di dollari di fatturato arriva a 7 miliardi di debiti. Questo comporta la fine di un'era. L'azienda più importante al mondo nel settore della fotografia ha ufficialmente chiuso i battenti. O almeno così si pensava. Infatti la Kodak attua una strategia differente e si dedica alla produzione di stampanti, seguendo un piano di rilancio per evitare il fallimento. Nel 2013 lancia sul mercato la prima fotocamera avente un sistema Micro Four Thirds, ovvero una macchina fotografica con mirino elettronico e obiettivi intercambiabili. Queste novità portano a una ventata d'aria fresca nell'azienda, che lo stesso anno annuncia di essere uscita definitivamente dalla procedura fallimentare. La Kodak è riuscita a riparare le passività e dunque da questo momento si dedica al miglioramento dell'immagine aziendale. Nello stesso periodo si concentra alla produzione di sistemi per l'incisione di lastre e di pellicole destinate alla grafica. Nel marzo del 2014 Jeff Clark diventa il nuovo amministratore delegato dell'azienda.
Mentre nel 2017 la Kodak riprende la produzione della pellicola invertibile a colori, affermando che la rinascita dell'analogico sta creando una domanda oramai impossibile da ignorare. L'impresa vuole anticipare la concorrenza, bruciandoli sui tempi. Ma qualcosa va storto. La Kodak cambia costantemente il proprio core business, passando dai sistemi di stampa industriale ai prodotti chimici. Si ha anche una breve parentesi con gli smartphone. Infatti l'azienda aveva presentato un dispositivo Android in linea con le esigenze degli appassionati di fotografia. Un telefono semplice da utilizzare, con ottime funzionalità inerenti alla fotografia e la gestione delle immagini. Ma ovviamente, niente di tutto questo va in porto. Nell'agosto del 2020, la Kodak annuncia il suo nuovo cambio di rotta, ricevendo un finanziamento governativo di 765 milioni di dollari per la produzione di medicinali. Si tratta di un prestito da restituire in 25 anni con lo scopo di incrementare la produzione interna di farmaci negli Stati Uniti, riducendo così la dipendenza dalla Cina. Infatti, è stata proprio la pandemia da Covid-19 che ha fatto emergere l'esigenza di implementare l'industria farmaceutica degli USA. Nonostante ciò, l'investimento ha causato non poche polemiche in America, facendo sorgere delle perplessità sulla scelta proprio della Kodak, rispetto ad altre aziende che possiedono un know-how decisamente maggiore nel settore farmaceutico. La Kodak coprirà mediante la sua produzione il 25% del fabbisogno degli Stati Uniti, grazie proprio alla creazione e commercializzazione di farmaci. Un cambio di core business davvero insolito e particolare, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il colosso delle fotocamere analogiche diventa un produttore di medicinali. Questa era la storia di Kodak, e possiamo apprendere che le aziende non possono rimanere intrappolate per molto tempo all'interno del proprio modello di business. Abbracciare l'innovazione troppo tardi rispetto alle esigenze di mercato ne ha causato la caduta. La Kodak, pur avendo compreso con largo anticipo le potenzialità dello sviluppo digitale, ha trattato le proprie scoperte come un esperimento scientifico più che un'opportunità di mercato, non riuscendo a stare al passo con i tempi e perdendo dunque la possibilità di restare nel settore della fotografia.